silenzio prima della musica. Sì, no, ecco, volevo fare una considerazione e una domanda. Cioè, tu hai debuttato con i corsi e i ricorsi storici, no? Quelle vicende che hanno interessato fatti giudiziari che poi sono rimasti anche insoluti. Sei partito da Serena Mollicone e... Sì, certo, però a questi bisogna aggiungere anche, visto che siamo in argomento di persone che si sono occupati di finanza, dell'omicidio di Calvi, che ancora è rimasto insoluto, per quanto riguarda per esempio le complicazioni che ci sono state con il Banco Ancrosiano e con lo IOR. Poi, bravo. Un po' poi più in là, Gardini con il problema della Caripro, cioè le casse delle province lombarde, e i motivi per cui si è suicidato ancora non si conoscono, ammesso che si sia suicidato. E poi c'è quello più recente, drammatico, veramente inquietante, di Rossi, del dirigente del Monte dei Paschi di Siena, Davide Rossi, che sembra che si sia suicidato, però da come si sono svolti i fatti ci sono molti dubbi. E poi corsi e ricorsi storici, cioè la Cassazione, come funzionava ai tempi della fine del 1800, allora, ha funzionato anche quando, diciamo, non l'ha amministrata, però è stato un attore principale il Corrado Carnevale, cosiddetto ammazza sentenze. Ti sei dimenticato però di un caso, di un riporto che è molto attinente alla vicenda che ha fatto Giorgio Ambrosoli, lo ricordate? Ah, certo. Ecco. Giorgio Ambrosoli diceva esattamente le stesse parole di Otarbato: sono rimasto solo, mi hanno lasciato solo. Sì. Beh, io faccio anche un breve parallelismo con queste vicende. Fabrizio, purtroppo tante cose non sono cambiate. La Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna a 30 anni di Manzolo e di Fontana, mandante esecutore, per un vizio di forma. E sai qual era questo vizio di forma? Era un testimone. Che depone due volte, la seconda volta non gli viene fatto fare il giuramento. Quindi, capito? Alla Carnevale, quindi Carnevale già era vivo nel mio. Però adesso, senza spoilerare troppo, poi si dice forse è stato un bene, perché se ci fosse stata la condanna e fosse stata confermata, come ce ne saremmo cacciati? No, l'ultima domanda è questa, cioè perché non era competente il tribunale di Palermo, un tribunale per legittima suspiciosa. Sì, e allora perché Milano, poi Bologna? Perché non c'era l'atmosfera adatta, riteneva almeno la Cassazione, che non ci fosse a Palermo e in Sicilia atmosfera adatta per far celebrare questo processo. E quindi il primo si tiene a Milano, il secondo si tiene a Bologna e il terzo si tiene a Firenze. Sono altri sei che arrivano. E così tutto torna, come c'è mancato il quarto grado di Facebook.